chin on my head, it's all I have. But I think I could just smash entire world. Io credo che la riunione di stasera è una riunione che serve solo a formalizzare la nascita di questo comitato. Poi immediatamente sarà data libertà al comitato di scegliere lo spazio operativo che ritiene di assumere nella più assoluta libertà. E noi come comune, come amministrazione comunale, non abbiamo altro che il dovere di assecondarle, sostenerle, magari dare qualche cosa che fa bisogno a loro da un punto di vista organizzativo, manifesti, striscioni, eccetera eccetera. Però io vorrei dire che secondo me la riunione di stasera, io ne farò una considerazione velocissima, io credo che non serve solo un comitato della Terra dei Fuochi per fare manifestazioni e basta. Io credo che questo comitato non deve fare questo, ma deve fare anche compiti ancora più importanti, cioè quello di cominciare a partire da una diversa rieducazione ambientale. Voglio dire, di far capire a tutti che questo problema è un problema che per risolverlo, per aggredirlo, per portarlo a compimento, ci vuole l'aiuto di tutti. Dal cittadino che deve meglio fare le raccolte, dai proprietari dei terreni che devono venire a denunciare se notano discariche, che non devono prestare il loro consenso per pigliare soldi, la polizia, lo Stato, e tutti siamo sulla stessa barca, perché gridare solo non solo non serve, oppure serve limitatamente, ma voglio dire, non porta soluzione ai problemi. Noi dobbiamo qui chiedere fortemente che chi ha sbagliato deve pagare, perché se hanno deturpato il territorio nostro in un modo così violento, è necessario che c'è bisogno che non l'impunità, ma chi ha sbagliato paghi, ma che poi tutti insieme, voglio dire, in un anelito unitario, cerchiamo di organizzarci per come difendere il territorio per il futuro, perché sono certo che nonostante questa attenzione i criminali, tra virgolette, continueranno a tentare di deturpare, di offendere il nostro territorio, ma dobbiamo fare in modo che questo non succeda più, e questo può essere fatto solo con uno sforzo unitario delle forze politiche, delle organizzazioni di volontariato che ce ne sono sul territorio, perché tutti possiamo essere sentinelle.